Buonasera a tutti, felicità, felicità, tanta, 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 anche a voi che siete a casa. Mamma, che emozione! Dall'altra parte questo è il bello della diretta. Il bello della diretta. Una delle tante frasi inventate dalla televisione che tutti oramai sappiamo che cosa significa, anche perché in verità nessuno si chiede più davvero che cosa significa. Eh sì, perché a pensarci bene, il bello della diretta è il brutto della diretta, è quello che non funziona, la papera, lo sbaglio, non so... Non funziona più un microfono, non si sente niente. È il bello della diretta. Un attore non si ricorda più la parte. Ma no, è il bello della diretta. Oppure una prima ballerina cade, si storta una caviglia, ma questo è il bello della diretta. E tutti applaudono, tutti che si divertono. Per la verità, oramai in televisione fa più spettacolo quello che non funziona dello spettacolo che neanche lo spettacolo che funziona. Bene. Sì, giusto. Torniamo allora a questa prima puntata e all'argomento che abbiamo scelto per questa nostra prima serata in vostra compagnia. Un protagonista della vita di oggi, il denaro. A proposito, scusate, prima di andare in onda, il nostro assistente di studio ha rinvenuto per terra un portafoglio. Qualcuno di voi l'ha perso? Ma tutti così, ma ragazzi, ma l'Italia, non l'avete neanche visto? Guardiamolo prima insieme. Ragazzi, questo non è mica un portafoglio, volete scherzare? Ah sì, è un portafoglio, certo che è veramente grande. Allora mi dispiace, non è vostro e non è mio. Potrebbe essere al limite del ministro Visentini, così dentro ci può mettere tutti i soldi che paghiamo per le tasse. Vogliamo vedere? Ci sono anche delle tracce di sangue, deve essere proprio suo. Vediamo, come sono curiosa. Ma è vuoto! È vuoto! Ma allora, scusate, dove vanno a finire i soldi che paghiamo noi per le tasse? Questo è il mistero del ministero. Sarà meglio non indagare. Grazie Alberto e grazie Rosy, anche perché questa non è la puntata dedicata alla politica, ma come ho detto prima, al denaro, che è un argomento che interessa tanto chi ce l'ha come chi non ce l'ha. Ma tanto non è il denaro che dà la felicità, no? Lo sappiamo tutti, lo dicono tutti. Beh, per la verità questa frase qui la dicono tutte le persone che ce l'hanno. Però è sbagliato pensare che i ricchi siano egoisti. No, invece ci sono molti ricchi che hanno un cuore d'oro. E se non ce l'hanno d'oro, ce l'hanno di plastica, con il pacemaker, perché nell'ansia di accumulare denaro ogni tanto fanno un infartino. Vabbè, comunque, a parte i tanti soldi, i ricchi hanno anche tanti dipendenti e quindi sono molto utili alla società, perché è grazie a loro che molti dei nostri lavoratori possono mangiare. Beh, è altrettanto vero però che è grazie a quei lavoratori lì che anche loro possono mangiare. E meglio,